due metri per Vallortigara. Sì, primo salto della Vicentina. Ci siamo! È la seconda volta in vita sua che salta due metri! E di quanto ce l'ha fatta! Ma di quanto! Ma che Vallortigara abbiamo ritrovato! E dunque finalmente la prima medaglia italiana ai mondiali di atletica 2022 con Elena Vallortigara. In presentazione in questo mondiale avevamo detto che il suo nome poteva essere tra quelli che avrebbero ben figurato per una qualificazione alla finale e per un bel piazzamento in finale, visto che stava saltando nuovamente misure di livello. Ecco, è andata anche al di là delle nostre aspettative, perché ha preso la medaglia di bronzo, anche se ieri un po' c'era questa sensazione che potesse salire sul podio. Una gara perfetta, nessun errore fino a due metri, superati anche la prima prova, era in testa lei a due metri, poi i suoi unici errori di gara sono arrivati a 2,02 metri, e sono le misure che hanno saltato alla australiana Eleanor Patterson, assolutamente sorprendente oro di questa gara, non la si aspettava in quella posizione. E l'ucraina Maucic invece era attesissima, è una grande favorita, anche per lei 2,02, ma con più tentativi, e quindi per lei l'argento. È un po' una delusione per lei non aver vinto quest'oro, ma è talmente giovane, talmente forte, che avrà tutte le occasioni per riscattare anche questo mancato titolo mondiale. Quindi bravissima Elena, una ragazza che ha trovato finalmente una fiducia nei suoi mezzi dopo aver mancato tante volte, forse proprio anche nella concentrazione, nelle qualificazioni, in particolare nei grandi eventi. Ecco, questa volta è stata perfetta dall'inizio alla fine di questo mondiale, in qualifica assolutamente senza sbavature, una bellissima impressione, in finale ancora di più, assolutamente la miglior Vallortigara di sempre. E come ha detto lei, speriamo che questo possa essere anche una ripartenza. Non faceva queste misure dal 2018, era la seconda volta che saltava sui due metri, non è mai facile superare lo scoglio dei due metri, quindi assolutamente soltanto grandi applausi e grandi complimenti per questa medaglia che sblocca il nostro medagliere e fa parte appunto di quelle sorprese che, come dicevamo all'inizio di presentazione del mondiale, possono sempre arrivare. E finora un mondiale che sta andando in linea con quanto avevamo detto nella presentazione. Abbiamo parlato dello stato dei medagliati di Tokyo e infatti si sta rivelando quello che avevamo annunciato. Abbiamo parlato comunque delle assenze per infortuni di numerosi atleti, ma anche del fatto che c'era un movimento in crescita e che si vedeva proprio da queste cose, dalle finali, dalle prestazioni, dai record personali. E a proposito, una citazione va fatta anche su Sara Fantini, che è arrivata quarta nel lancio del martello. Ha sfiorato veramente anche lei il podio, una ragazza in grande crescita dopo la finale di Tokyo dell'anno scorso alle Olimpiadi. Quest'anno una finale da protagonista, avevamo detto che poteva finire anche tra le prime cinque per come stava lanciando, e insomma al quarto posto, è stata anche a un certo punto seconda, è stata sul podio virtualmente durante la gara. Soltanto tre grandi lanci delle nordamericane l'hanno scalzata di fatto da quello che poteva essere un podio. A questo punto lei potrebbe essere la grande favorita per i campionati europei di Monaco e in prospettiva europei di Monaco. Continuiamo a vedere cose molto interessanti se andiamo a vedere le classifiche delle prove in cui erano impiegati gli italiani. E partiamo in 20 e 18 destando un'ottima impressione, ancora meglio in semifinale con un 20 e 10 che è il suo record personale, e l'ha fatto con un vento praticamente nullo, un vento di 0,3, e ha mancato la qualificazione per 3 millesimi rispetto ad Aaron Brown, il canadese, che lo ha preceduto in batteria al secondo posto, quindi togliendogli di fatto questa possibilità. E la sfortuna anche del ripescaggio, perché nei tempi di ripescaggio il tempo di Filippo Tortu è sotto il primo degli esclusi con 20,10 di fronte al 20,09 del sudafricano Adams, che comunque ha corso con un vento di più 1,1, quindi ha avuto anche a lui. Quindi Filippo Tortu, migliore degli europei in questa gara, non è affatto da sottovalutare questo particolare quando manca poco comunque ai campionati europei che saranno nella settimana di Ferragosto a Monaco di Baviera. Il migliore europeo dopo di lui è il britannico Nathaniel Mitchell Blake, 20,30, peraltro è l'ultimo staffettista di quella meravigliosa staffetta 4% a Tokyo, ce ne ricordiamo tutti quanti come andò a finire in quell'occasione. Quindi
Vedremo, attenzione a Filippo che comunque ha dimostrato che il miglioramento sui 200 c'è stato in questa prima stagione in cui ci si è dedicato. L'obiettivo è quello di fare un grande europeo e poi ovviamente continuare la crescita in questa specialità con la speranza di riuscire a centrare una finale di un grande evento internazionale come può essere il Mondiale o l'Olimpiadi di Parigi 24. Rimane sempre un qualcosa di difficile ma non impossibile per quanto abbiamo visto ieri, e quanto alla finale sarà molto spettacolare perché avremo comunque dei grandi campioni impegnati e non possiamo non pensare a Noah Lyles, Aerion Knighton. Questi due saranno i grandi favoriti, se danno battaglia in semifinale, 19-62 per Lyles, 19-77 per il giovanissimo Knighton, quindi prepariamoci a una bellissima finale dei 200 metri maschili. Ieri è stata anche l'occasione di vedere una delle finali più attese di questi mondiali, 400 ostacoli maschili, la rivincita di una gara assolutamente clamorosa che abbiamo visto lo scorso anno a Tokyo, con gli stessi protagonisti, con Carsten Wahr, Murray Benjamin, il brasiliano Alisson dos Santos, e proprio lui è andato a vincere con 46-29, un tempo anche questo eccezionale, davanti a Ray Benjamin in 46-89, bronzo per l'altro americano Trevor Bassett 47-39, ma la notizia è proprio questa, che Carsten Warholm, che aveva avuto un infortunio a inizio stagione nella prima gara estiva, proprio molto simile all'infortunio di Marcel Jacobs, non aveva più corso nessun meeting fino a questi mondiali, e da questi mondiali ha passato i turni, comunque sembrava in qualche modo aver essere in grado di difendersi nella finalissima, ma in finale si è visto chiaramente che non era nella condizione dello scorso anno. Questo infortunio è un infortunio che si paga, e si è presentato nel ritorno finale in testa e poi è letteralmente sprofondato, si è fatto risucchiare quasi da tutti gli atleti, è finito settimo, praticamente penultimo in questa gara davanti solamente all'Eston e Maggi. Questa dimostrazione che l'infortunio non ti permette di dare il massimo, e di certo nessuno in Norvegia o nel mondo dirà adesso che Caster Varom è un flop perché non si è confermato, che mette scuse perché ha l'infortunio, come alcuni fenomeni a tastiera hanno fatto nel caso di Marcel Jacobs. È la stessa identica situazione: se non si è al meglio, purtroppo non si può pretendere che un atleta riesca ad andare al di là di quelli che sono i suoi limiti, che in quel momento il fisico gli impone. Stesso discorso vale anche per Jimbo Dambéry: il quarto posto non era al meglio, aveva comunque un fastidio alla gamba. In ogni caso, comunque, ha fatto il massimo che poteva, ha dato tutto quello che aveva, e soltanto per questo va assolutamente rispettato. Ecco, spesso nel calcio, che è lo sport più famoso in Italia e nel mondo, si dice sempre: vogliamo comunque, non importa magari se non vinciamo, vogliamo vedere i calciatori che sudino la maglia, che non era la maglia. Ecco, Jimbo Dambéry ha fatto esattamente questo: ha onorato la maglia italiana, ha dato il massimo di quello che aveva, ha rischiato, ha forzato tutto il possibile, ha sfilato questa medaglia veramente per pochissimo, perché lui ha avuto la stessa misura dell'ucraino Protsenko, che ha preso il bronzo con 2.33 ma con tentativi in più per quanto riguarda Dambéry, quindi è stato anche sfortunato da questo punto di vista, ma ha fatto il suo migliore stagionale in una stagione, come sappiamo, difficile, e ci ha messo il cuore. E poi bravissimo il coreano 2.35 a riprendere la medaglia. Se avesse sbagliato sarebbe stata medaglia per Dambéry, lui sarebbe finito quarto, il coreano che era uno dei favoriti attesi. Barshim 2.37, Barshim si conferma il più forte, si conferma un campione. E a proposito di Barshim, nei commenti, come al solito, quando c'è di mezzo Dambéry e Dambéry non vince, sono sempre insulti, anche spesso molto volgari, o considerazioni molto stupide come quelle che si fanno su Tokyo 2020, no? Ad esempio si parla dei festeggiamenti eccessivi, dei rotolamenti, ma premesso che ogni persona ha la sua sensibilità, ma provateci voi a farvi bloccare dall'infortunio una settimana, poche settimane prima dei Giochi Olimpici di Rio, in cui siete favoriti, se non per l'oro, comunque per una medaglia, perché siete in quel momento i più forti al mondo. Provateci voi a farmi fermare da un infortunio, da una sfortuna, che è la cosa più sfortunata che può capitare a un atleta, fermarsi a pochissimo dalle Olimpiadi inseguite per 4 anni. Peraltro un infortunio gravissimo per un saltatore in alto, perché lo costringe davvero a un recupero molto difficile, molto problematico.
per 4 anni insegui questo nuovo sogno tra mille problemi, l'Olimpiade viene anche rimandata, torni in gara, vinci a Tokyo con il gesso portato in pedana, ma spiegatemi per quale motivo una persona non dovrebbe festeggiare, non dovrebbe esultare, non dovrebbe commuoversi dopo un successo del genere. Cosa pretendete, che uno dopo questa storia vinca l'oro, coroni il suo sogno dopo questo inseguimento sul quale ci si potrebbe fare un film hollywoodiano, perché è una storia quasi hollywoodiana di riscatto, e cosa pretendete, che uno sta fermo lì, alza il pugnetto come un robottino e finisce lì? Dai, siamo seri, per cortesia, via in antipatico, ditemi antipatico davvero, fate più bella figura, perché questo non è un commento assolutamente normale, perché ognuno ha la sua sensibilità, c'è chi vince e non esulta nemmeno, e c'è chi vince e esprime le sue emozioni. Cioè, non potete criticare questa cosa, sono cose comunque che sono soggettive per ogni persona, quindi ditemi sta antipatico, così come anche l'altra critica che si fa sul famoso oro condiviso. Guardate che l'oro condiviso è una balla dire che è convenuto a Tamberi, perché in realtà è convenuto a entrambi, perché Barshim era cotto a 2,39, i suoi salti sono stati decisamente inferiori rispetto a quelli che ha fatto Jimbo, che dava la sensazione di essere più in palla, quindi forse uno spareggio l'avrebbe anche premiato. La divisione della posta è Barshim il primo che dice facciamo due ori, non è che Barshim dice facciamo due ori perché dice facciamo vincere a Tamberi l'oro perché mi fa pena, poverino, ma sì, glielo regalo. No, fa questa cosa perché lui è cotto, non ne ha più, anche a lui conveniva vincere l'oro, esattamente come Tamberi, che non apre mezza parola, non apre mezza bocca con il giudice, e poi quando viene confermato che è oro, chiaramente esplode l'entusiasmo. Quindi questa storia che l'oro è condiviso per pietà da Barshim a Tamberi, no. E poi sì, Barshim è un fuoriclasse, nessuno lo mette in discussione, e essere stato in gara con lui in quel modo a Tokyo conferma ancora di più che Jimbo Tamberi è assolutamente un campione dello sport, perché è un grande agonista, è una persona capace di tirar fuori il massimo nel momento più importante della carriera. Che cos'è se non un campione? Quindi, al di là degli insulti che sono sempre ricevibili per tutta una serie di motivi, queste sono anche motivazioni oggettivamente che vi fanno capire che alle volte scrivete proprio delle stupidaggini clamorose. Quindi assolutamente lui ha detto che se salta quarto, se finisce quarto al mondiale saltando così, con questo problema, fa sperare per il futuro, quello che speriamo anche noi, lui avrà ancora una chance il prossimo anno al mondiale di Budapest per provare a conquistare l'unico titolo che ormai gli manca in carriera, perché soltanto questo è ormai l'unico alloro che deve conquistare, visto che ha vinto praticamente qualsiasi cosa. Vedremo se sarà in gara a Monaco, sembrerebbe di sì, ma non è da escludere comunque anche un ripensamento in base alle sue condizioni fisiche, ma rispetto a quello che ha detto, ma siamo sicuri che alla fine Jimbo sarà in gara. E ci auguriamo di vedere anche Marcel Jacobs in gara a Monaco. Lui adesso sta recuperando, deve recuperare. Sicuramente è il più forte degli europei, lo è stato anche così, praticamente a meno di mezzo servizio. Vedremo che cosa potrà fare. Di sicuro, e questo abbiamo detto già nel podcast di presentazione, come ripeto sempre, si prospetta un campionato europeo davvero ottimo per i colori italiani. Potrebbe essere davvero una raccolta di soddisfazioni e di medaglie, come forse mai era successo prima, perché la squadra azzurra è vero che ha sofferto in questo mondiale nelle sue punte, e l'abbiamo ripetuto fino alla nausea, ma è anche vero che è in uno stato di crescita per quanto riguarda il movimento globale. E non dimentichiamoci, al di là dei bei risultati dei ragazzi più giovani che gareggiano nelle categorie giovanili, anche di quanto comunque ci sono mancati alcuni atleti che non sono qui per infortunio. Non possiamo dimenticare Nadia Battocletti, non possiamo dimenticare ovviamente Antonella Palmisano, la campionessa olimpica, Sibilio, che è stato finalista alle Olimpiadi nei 400 ostacoli, e altri ancora, ovviamente, mi scuso se non li nomino tutti quanti, ma molti li rivedremo in gara a Monaco, e speriamo davvero di vivere delle grandi emozioni in accoppiata in quella settimana anche con i mondiali, con i campionati europei di nuoto a Roma, al Foro Italico. Credo che potremo apprestarci a vivere davvero 10 giorni di grandissime gare tra nuoto e atletica, tra Roma e Monaco di Baviera, quindi prepariamoci davvero a raccogliere i frutti di un qualcosa di molto molto bello che in questo mondiale si sta vedendo in prospettiva.
Voi dovete sempre guardare le classifiche degli europei in questo mondiale per rendervi conto di come stanno andando gli italiani in prospettiva. Campionato europeo, anche quelli che hanno fatto magari delle controprestazioni come Roberta Bruni possono comunque sempre riscattarsi a Monaco ed essere tra i protagonisti assoluti di questa rassegna che attendiamo davvero moltissimo. E a proposito dei risultati azzurri, non dimentichiamoci anche la bella tripletta di qualificate ieri nei 400 ostacoli femminili con la Florunzo, con la Olivieri e la Sartori, tutte e tre qualificate al turno successivo, e quindi questa conferma del fatto che il movimento è in crescita. Quello che si vedeva anni fa, con la difficoltà anche di superare dei turni, veramente sembrava qualcosa di complicatissimo anche soltanto passare un turno in un mondiale. Ecco, adesso cominciamo a vedere chiaramente che questi ragazzi si passano turni, sfiorano finali, in alcuni casi le raggiungono, sono protagonisti anche nelle finali con dei buoni piazzamenti, sfiorano medaglie come la Fantini, le ottengono come la Valortigara, e quindi aspettiamoci qualcosa di bello in prospettiva. E per quanto riguarda questo mondiale, che cosa è rimasto per l'Italia? Ovviamente Massimo Stano, l'ultimo giorno di gara, 35 km, il campione olimpico della 20 è la carta più importante che abbiamo da giocarci. La staffetta senza Jacobs è un'incognita, saranno in gara nella notte del venerdì e sabato nelle batterie. Primo obiettivo, centrare la finale. E ci sarà ovviamente Filippo Tortu, ci sarà Fausto De Salu, che qui sui 200 non è andato bene, era molto arrabbiato per la sua gara, e speriamo che riesca a ritrovarsi e fare una terza frazione come lui sa fare. E poi sicuramente Ali e Pat, insomma l'obiettivo è quello di andare in finale, non sarà facile senza Jacobs, si perde tanto, però credo che con dei cambi, lavorando bene sui cambi e facendo tutto quanto come si deve, si possa arrivare in finale. E poi in finale vedremo quello che accadrà, insomma. Favoriti sono chiaramente gli americani, che hanno un quartetto spaventoso, ma come detto già in altre volte, gli americani e la staffetta non vanno mai d'accordo. Se riescono a mettere assieme quattro passaggi di testimoni normali, a non fare pasticci, allora sono imbattibili, altrimenti ci sarà spazio per altre nazioni. E l'Italia può comunque giocarsi le sue carte se fa tutto il suo dovere alla perfezione, anche per salire sul podio. Ma ripeto, deve andare tutto alla perfezione assoluta affinché questo possa accadere. E per quanto riguarda i campioni olimpici in difficoltà in questa edizione del mondiale, ce ne sono stati tanti per infortunio. Abbiamo visto, a parte Jacobs, Barrom, di cui abbiamo parlato prima, De Grasse non si è presentato in gara nei 200 metri, lui è campione di più che 200, e anche nei 100 comunque non è riuscito ad andare molto lontano, stato di forma che non c'è, e anche il campione dei 400 non è, insomma è una serie di situazioni del genere. Anche nei 100 ostacoli maschili, ad esempio Parchment, che si è ritirato poco prima della finale per essersi fatto male in fase di riscaldamento, ma anche la stessa Elaine Thompson, che abbiamo visto dominatrice a Tokyo 100 e 200, qui nei 100 non è riuscita a vincere, si è fatta battere da Shelly-Ann Fraser-Pryce, e anche nei 200 finora non sta andando benissimo rispetto a quelle che sono le sue capacità. Perché l'anno post olimpico è sempre un anno particolare, al di là degli infortuni che possono capitare, è un anno in cui si tende sempre in alcuni casi a tirare un minimo il freno, perché il grande obiettivo è sempre l'Olimpiade. Nel post olimpiade si riparte per un'altra Olimpiade, per l'obiettivo in queste cose è Parigi 24, ed è importante essere al top proprio per quell'anno lì, e quindi creare un modo di arrivarci nelle migliori condizioni possibili. E ci sa che l'anno post olimpico sia un anno per tanti campioni un pochettino particolare. Nella maggior parte dei casi comunque questo è successo a causa di infortuni, anche perché il fisico ti fa capire comunque che è arrivato il momento un po' di tirare il freno, perché dopo aver spinto al massimo per le Olimpiadi, nel post Olimpiade quasi sempre è il momento per uno sportivo di grande livello in cui può un attimino, ecco, non prendersi una pausa, no, ma essere un minimo meno esagerato nel cercare la perfezione. Questo è per quanto riguarda dunque i mondiali di atletica. E ovviamente
Noi abbiamo sempre raccontato le cose come stavano, sin dall'inizio, sin dalla presentazione del mondiale. Se qualcuno parla di flop, evidentemente non conosce questo sport, ne parla in maniera pseudo giornalistica, perché tutti quanti sapevano come stavano le punte di questo mondiale, e l'avevamo detto anche noi appunto in presentazione quello che sarebbe stato, ed è puntualmente quello che è accaduto. Quindi vi abbiamo assolutamente preparato a questo mondiale, per cui se qualcuno si aspettava 5 ore come a Tokyo, evidentemente non capisce niente di questo sport e di sport in generale, forse dovrebbe farsi un po' più una cultura prima di aprire bocca o di scrivere, perché questo è un po' un altro male che c'è, che riguarda la cultura sportiva in Italia, dove ci si spaccia per giornalisti, ci si spaccia per grandi siti di informazione sportiva, e poi in realtà davvero non si conosce nulla e si scrive soltanto per partito preso, per fare click. È una cosa molto molto triste. E prima di chiudere passiamo alla scherma, perché sono in svolgimento, come detto, i mondiali di scherma 2022 al Cairo in Egitto, e si sono concluse da poco le gare individuali, quindi abbiamo il quadro delle gare individuali. Mancano ovviamente tutte le gare a squadra che si svolgeranno nei prossimi giorni, ma possiamo già fare un mini bilancio di questo mondiale per quanto riguarda le gare a squadre, individuali. L'Italia non ha conquistato medaglie d'oro nelle gare individuali, quindi se vogliamo continua in qualche modo il momento negativo della scherma italiana dopo Tokyo. È un momento di transizione, un momento in cui si sta provando a costruire qualcosa di nuovo, sono cambiati anche alcuni tecnici, l'europeo era stato tutto sommato un buonissimo europeo in questo mondiale, però nelle gare individuali non siamo riusciti a prendere ancora medaglie d'oro. Abbiamo fatto un bronzo con Rossella Fiammingo nella spada individuale, e un argento nel ferretto femminile con Arianna Errigo, e poi c'è stata la finale di Tommaso Marini, una bella novità, un ragazzo di 22 anni al suo primo grande appuntamento con una finale mondiale. Ha perso la finale del ferretto maschile, ma comunque la sua prestazione è stata più che positiva, perché era giovane in pedana in gara, e quindi su di lui si può puntare anche per il prossimo biennio che porterà a Parigi. Vedremo come andranno le cose con le gare a squadre, vedremo se l'Italia riuscirà a riscattare dal punto di vista degli ori finora il bottino di questo mondiale. Di sicuro quello che possiamo dire è che, pur con l'assenza dei russi, che sono una potenza nella scherma mondiale, l'Italia in questo momento continua ad avere qualche problemino, ma si sta costruendo per arrivare comunque a Parigi 24 e tornare a ottenere quegli ori che avevamo vinto sempre dall'84 fino al 2020, e appunto sono mancati a Tokyo, e non accadeva questo da Mosca 80. Per cui teniamo d'occhio quello che accade nei prossimi giorni con le prove a squadre. In conclusione, stanno svolgendo anche gli assoluti italiani di nuoto, e servono sicuramente come preparazione all'europeo di Roma. Come già detto in precedenza, sarà un grandissimo appuntamento davvero da non perdere, un appuntamento di grande festa per questo sport, e anche per quanto riguarda, anche se non sono sport olimpici, ma i War Games, che qualcuno ha scritto nei commenti. Noi ci auguriamo che qualcuno di questi sport possa diventare olimpico, alcuni hanno tutte le carte per poterlo fare, ma purtroppo ancora non lo sono. Vanno registrati i grandi risultati ottenuti dalle rappresentative degli atleti italiani in questa grande manifestazione, che raggruppa un po' tutti quegli sport che non sono olimpici ma che aspirano a diventarlo. Per il momento dunque è tutto, ci sentiamo sicuramente per un bilancio conclusivo del Mondiale di Atletica 2022, e anche un bilancio conclusivo di quello che sarà poi, per quanto riguarda il Mondiale di scherma, l'altro grande evento importante di questi giorni, e poi ci prepareremo al grande europeo di atletica di nuoto nella settimana di Ferragosto. Continuiamo a vivere la nostra passione olimpica qui su Olimp Podcast. Grazie a tutti quelli che hanno ascoltato, specialmente a quelli che sono arrivati fino alla fine in questo ascolto, e a quelli che commentano dimostrando passione, dimostrando interesse verso lo sport, e un po' meno a quelli che commentano in maniera stupida, volgare, insultando atleti e dicendo cose che non stanno né in cielo e né in terra. Purtroppo si sa, come abbiamo detto sempre prima, le chiacchiere degli imbecilli le ascoltavi solamente al bar quando ci sono i social,
purtroppo devi anche leggerle e purtroppo è così, è il gioco dei social, è fatto così. Grazie a tutti e alla prossima.